Pierpaolo Pasolini è morto il 2 novembre 1975, esattamente 40 anni fa. E oggi, cara Caterina, cara Margherita, ho deciso di raccontarvi chi era il più moderno dei grandi intellettuali del passato. Tu però, Caterina, hai solo 3 anni e tu, Margherita, piange poppi e cachi e basta. E perciò io ve lo racconto come voce fuori campo, mentre passiamo una mattina semplicemente giocando insieme. Pasolini è stato quello che 50 anni fa girò Comizi d'amore e la sua ricerca di cos'era l'Italia è tutta lì, in un documentario dal nord al sud per conoscere le opinioni degli italiani sulla sessualità, l'amore, il buon costume e la morale del paese. In 50 anni l'Italia è cambiata, ma non abbastanza, care figlie mie. E ascoltare le risposte a Pasolini ieri su omosessualità, sesso, tabù, normalità e invertiti è diverso dalle risposte che avremo oggi, ma non tanto. Perciò io voglio dirvelo chiaramente, figlie mie, i bambini non nascono sotto il cavolo, non li porta la levatrice nella borsa, non li porta la cicogna e non è neanche Gesù che li dà alla cicogna che li mette in un cestello che lo mette sotto le coperte della mamma. I bambini nascono perché un uomo e una donna fanno l'amore, cioè tutti nudi fanno una cosa normale, ma che a qualcuno fa paura. Ma voi ricordate sempre che dovete avere paura solo di quelli a cui fa paura e non dell'amore. Poi c'è pure l'inseminazione e io sono favorevole anche all'eterologa. Care figlie mie, la normalità sessuale non esiste. Se l'altra persona è consenziente, tutto è possibile. Fatelo protette, meglio con il preservativo se l'altro è un uomo, perché il preservativo non solo evita gravidanze indesiderate, ma protegge anche dalle malattie. L'AIDS è la più grave, ma non c'è solo quella. Figlie mie, non scandalizzatevi mai. Eventualmente scandalizzatevi della stupidità, ma forse neanche di quella. Solo i farisei si scandalizzavano. Care figlie mie, dall'omosessualità non si guarisce, perché non è una malattia. Se ti piace la pasta asciutta non c'è una cura, che è come l'essere gay, ma la seconda ha pure l'identità e la comunità. Perciò è una pasta asciutta speciale, non è semplicemente un gusto, anche se è semplice come un gusto. Care figlie mie, parlo a voi perché nel generale conformismo sono i più giovani ad avere le idee più limpide e coraggiose. Care figlie mie, ricordate che l'uomo non porta il cappello, che la donna non deve essere per forza riservata, che l'uomo non è uomo perché è uomo, che nessuno ha stabilito che l'uomo non debba stirare o non sia lui a lavare il sedere al nonno che non ce la fa. L'onore di un uomo non si vede dalla sua forza e se un uomo alza le mani, mandatelo a fare in culo dopo la prima volta, perché altrimenti poi sarà peggio. La donna non è inferiore all'uomo e la tradizione, il più delle volte, è una cagata pazzesca. Care figlie mie, Pierpaolo Pasolini è stato il primo a interrogare l'Italia e a lui dobbiamo tantissimo, anche se alle superiori non ve lo faranno studiare. Pierpaolo Pasolini è stato ucciso in un modo strano e con tanti punti interrogativi. Pasolini era antifascista, ma metteva in guardia anche dal fascismo di certi antifascisti. Ricordatevi anche questo. Figlie mie, se avete dei dubbi, chiedete sempre a qualcuno di cui vi fidate. Potrei essere io, ma non è detto. Potrebbe essere la mamma o qualcun altro. Può anche darsi che i vostri genitori non vi sapranno rispondere. Ricordate anche questo. Possiamo sbagliare e non siamo eterni. Cara Caterina, cara Margherita, la musica più bella sarà quella che comporrete voi e noi avremo sempre voglia di ascoltarla. Viva Pasolini!